La maniera più semplice per collegare un sequencer all'Arco 2006M consiste nell'usare il collegamento MIDI presente nella dotazione delle connessioni disponibili nello strumento. Per fare questo, in questo caso abbiamo un SQ1 che si vede qui a bordo inquadratura, preleviamo il MIDI out dello strumento e, previo collegamento all'ingresso MIDI dell'apparecchio, siamo pronti per far suonare quello che vogliamo allo strumento con la certezza del poter raggiungere immediatamente i tre oscillatori in perfetto tracciamento con la quantizzazione della sequenza, con la scelta delle note che vogliamo e con quindi la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi propri dell'SQ1 che si trova, come dire, a casa propria. In aggiunta si può prelevare l'uscita CV della seconda fila, questa volta in maniera analogica, entrare su un parametro di sintesi ritenuto importante e usarlo per creare degli accenti. In questo caso stiamo aprendo il filtro dove abbiamo articolato gli step della fila B con maggior valore, per cui abbiamo la possibilità di rendere più attiva, più funzionale, meno noiosa la sequenza. Tutto questo all'interno del dominio digitale del MIDI, ovviamente. Ma supponiamo che il sequencer non abbia l'uscita MIDI o che non si voglia per qualche motivo utilizzare questo tipo di comunità. Allora diventa necessario prelevare l'uscita gate out analogica del sequencer, entrare all'ingresso SH gate dell'apparecchio in modo da poter innescare l'esecuzione, l'attivazione degli inviluppi sulla base del treno di impulsi che viene ricevuto, e poi dobbiamo portare, e qui occorre un attimo di ragionamento, dobbiamo portare l'intonazione scritta negli step di sequencer, prelevando dall'uscita CVA, che è la fila che contiene l'intonazione, per poi usare un multiplo di questo genere che ci offre tre copie identiche, una, due e tre, della stessa tensione di controllo, con cui andremo all'ingresso 1, 2 e 3 dei rispettivi oscillatori. A questo punto siamo pronti per partire e avere ancora una volta nel pieno dominio analogico il controllo dei tre oscillatori sotto gestione appunto analogica di CV e gate, sempre con la possibilità di estrarre il CV della seconda linea, portarlo alla linea di controllo e creare tutti gli accenti che ripetiamo, più utili per i nostri scopi. Il problema potrebbe diventare più complesso se noi volessimo avere anche la trasposizione in tempo reale. Perché? Oh, intanto specifichiamo una cosa: perché sto usando un multiplo esterno? Perché nel 2006M il multiplo è ridotto a tre connessioni, non è a quattro come nel modello FS, per cui mi mancherebbe il terzo jack con cui raggiungere il terzo oscillatore. Allora, adesso quello che invece dobbiamo fare è sommare a queste tre tensioni analogiche o a queste tensioni analogiche la possibilità di controllare le escursioni in tempo reale attraverso tastiera. Per facilitare le cose, sganciamo tutto e ripartiamo da zero, per cui stacchiamo tutti i cavi che abbiamo collegato fino a questo momento. Predisponiamo, in questo momento lo strumento è tornato sotto il controllo della tastiera e questo ci fa molto piacere. Adesso predisponiamo un collegamento dall'intonazione del sequencer all'intonazione ufficiale dell'oscillatore. Facciamo un esperimento con un solo oscillatore e parallelamente portiamo il gate all'apertura degli inviluppi. Fino a qua tutto normale, nulla di nuovo, è quello che abbiamo visto prima. Adesso dobbiamo sommare, ma siamo pronti per avere una, come dire, una brutta sorpresa, il control voltage dell'oscillatore per l'oscillatore, control voltage generato dalla tastiera per l'oscillatore, ha un ingresso qualunque tra quelli disponibili per la modulazione. Per cui sulla carta stiamo dicendo l'oscillatore viene controllato simultaneamente dalla somma di sequenza e nota tastiera. Il problema è che l'intonazione prodotta dalla tastiera non è sufficiente a garantire la corretta tenuta del temperamento equabile. Facciamo una cosa: limitiamo le note della sequenza a un salto assimilabile all'ottava. Eccolo, così è più facile. Se suoniamo il Do basso e poi il Do alto, ci rendiamo conto che
c'è e non c'è. Allora potrebbe essere necessario, ed ecco perché limitiamo l'esperimento a un solo oscillatore, potrebbe essere necessario entrare con la tensione di tastiera nel multiplo, prelevare due copie della tensione di tastiera, cioè della trasposizione real time nei confronti della sequenza, e collegare le due copie a due ingressi. In questo modo, con la prima diamo l'intonazione principale e con l'altra eventualmente rendiamo più crescente o più accurato a seconda dei nostri punti di vista. Quello che è poi il meccanismo di trasposizione in tempo reale. Ovviamente serviranno diversi multipli per raggiungere con 6 cavi tutte le destinazioni. Ecco perché in questo esperimento stiamo usando solo un oscillatore. Però ricordiamoci che, se necessario, se la tensione massima raggiungibile con il cursore nei confronti delle due sorgenti, note di sequenza CV e note di tastiera CV, non fosse sufficientemente corretta, possiamo giocarci il raddoppio di una delle due tensioni di controllo in modo da avere più birra, più energia per centrare effettivamente l'intonazione desiderata. Del resto, il mondo analogico è bello proprio perché è, come dire, impreciso o quantomeno meno affidabile del comportamento MIDI ormai classico, ormai vintage a sua volta, che ovviamente, godendo del vantaggio numerico, garantisce risultati più ripetibili e controllabili.